Bon dì, da come allora correre a tre lingue piemontese, prima parte, lezione numero 10, l'abbiamo abitata apposta, eh? Nos pusimos en el lugar justo, estamos en la décima lezione. 29 dicembre 2022, Didli di Gnoc, Dia de los Gnocchi. La prima cosa che fumo in questa prima parte è la revisione del d'età. Calanfalu, Betu, Giorgi e Lili, che mi nascosto, eh? Guardalo bene, ora si può revisare, eh? Il d'età. Chi capper il cadreghin della politica agega con una vita di goi e buona fortuna. Goi è felicità o allegria. Entonces, che perde la sigita, ¿eh? Juega con esas cosas de la vida. Va, a sarà vera, però. 2. Megener assunga la chitarra, mentre chi bambin asghiu e gego d'antorno alla tavola. Aquí hubo un problema con una palabra che è nuova. Sghiè. Sghiè. Sente bien. Sghiè. Cabel di resbalar. Los chicos che resbalan, en el piso, e giocano e juegan, a sghiu. E giocano d'antorno alla tavola. D'antorno è un adverbio, alrededor de. Finalmente, numero 3, ancora comincia la stagione delle fiori, ma fa freddo e la nonna appronta il mangiare insieme alla cucina ghisa. 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 Calen metal, un metal de antes, de las cocinas, la ghisa, GH. Ando manans con la seconda parte. E da come allora la seconda parte, il di Piemonteschi, l'avevo detto l'altra volta, all'era di politici, il sagrin all'è perdere il cadreghin. Un politico sempre tiene miedo di perdere la sigita, il sigioncito. E adesso il Mannaut di Piemontese cadisse. Quando che leva a tu caldare, e tan prende a noi. Quando che leva, cosa che le leva? È l'acqua. E tu caldare, caldare, il tafanari, il cul, e il di atrás. Bueno. Quando l'acqua ti tocca, ahí, a tu Trasera. caldare e ti prende a nuè, aprendes a nadar. Bel dit. O sea, quando l'acqua nos llega al cuello, hacemos lo que sea, aprendemos cualquier cosa con tal de salvarnos. Lindo dicho, bel dit, prendumos así. Sercuma, mustei, estecudeli, estecudesi, sterobesi. Ai chic, a nuestros chicos. Enseñémosle un poco, conservemos la tradición. E ancora faremo una lettura. Una lettura vamos a hacer, una lettura. E piuma, per questa lettura sì, una poesia, che è una canzone, un canto, Piero Montanaro, che si chiama Nans Cafasanay, a pagina 137. La buscamos. E leemos juntos, e sarà il lavoro adattare questa parte. Andumanan. E anduma, allora, alla terza parte, che sarà una lettura, che piuma dal nostro libro, pagina 137, la poesia che Piero Montanaro, Nans Cafasa Noi, antes de que caiga la noche. Fel Noi, letteralmente, che si hacer noche, ma noi disuma. De que caiga la noche, de que sea demasiado tarde. E la poesia adis. E adesso, per dite che mi dovei bin, con una caressa, un sorriso, un bel basin, mi dis ti amo, caressando a to cavei, come se ditlu in italiano a fissa mei. E per spieghei la vita a me fiel, con poesie eterne del mio cuore, per confidei le mie speranze e me sagrin, perdonmi, mamma,
se parlo in italiano. Nasca fassa noi, parluman piemontese. Vus granda di nostri vei, resta ancora coi nostri fiori. Nasca fassa noi, cantuman piemontese, canzun la tradizione, canzun neve con emozione. Ma insieme a ti, mamma, parlo piemontese, vus granda e fiamma eterna delle mie reis, con gli amici che suen Saturno al paese, per nella se ansità nostre radis. Narvangia tutti insieme a tu capie, salenga a serneg mac per beste mie, e insomma all'ecco faita per parlè, e stasera tutti insieme a sdeu cantè. Meu consiglio del scutè, ripete la frase e poi il vocabolario, cerchelo, anse liber e andumanans. E andumanans allora con la quarta parte, questa lezione numero 10. E lui fa la lettura e adesso le ven travai a fetta feca. Molto ben importante, felu, che su sia fan pieghefa, insomma, piena auta auta il vocabolario, ne? Guardè, tu capite ver o faus, falso o verdadero, lo che dico acá, però teniendo in cuenta lo che dice la lettura, sì? Non lo che io penso. Attenzione, e giustifié, o sea, justifichemos perché pusimo falso o verdadero. Resuma. Alle pimei parlea in italiano e non in piemontese. E due. Due. Per spiegare la vita a me fiel, mi parlo in italiano. Per spiegarle la vita, le cose della vita a mio hijo, hablo in italiano. Ver o faus. Secondo a seconda lettura, ne? Tre. Adesso parlo ma papi in piemontese. Ver o faus. 4. Con gli amici mi parlo in piemontese o parlo piemontese. Sì? 5. Questa lingua non è per parlare, ma ser mat per bastamie. Bastamie vuol dire blasfemare, però anche vuol dire male parole. Lui il piemontese non ti può dire per bastamie. Ale vero Faust? Andiamo. Stasera cantuma tu insieme, bituma ver o bituma faus. Per esempio, e finisso, la prima. Alle pimei parlea in italiano e non in piemontese, alle faus, perché stasera parluma piemontese, ne? Cercumas la lettura. E a domani, ci vediamo la prossima volta. Ciao!